Buonasera amici di Cristiani Today, benvenuti a questo nuovo appuntamento. L'intervista di questa sera è un'intervista speciale perché l'ospite che è al telefono con noi è in diretta da Atene, in Grecia. Lui è Don Iosef Bazzuzzo, amministratore apostolico armeni cattolici di Atene. Benvenuto. Grazie, buonasera a tutti. Grazie di essere con noi, la sua esperienza insomma è anche particolare perché ricorda un luogo che purtroppo è stato martoriato a causa della guerra, sto parlando di Aleppo. E Aleppo è una città di musulmani ma anche di cristiani che ormai da diversi anni vivono la situazione tremenda della guerra che si è presentata a causa dell'ISIS. Padre Iosef, sua madre e i suoi fratelli vivono attualmente ancora ad Aleppo? Io ho lasciato Aleppo, la città di Aleppo circa 2 anni fa. Sono stato nominato amministratore apostolico della Grecia. E allora, riguardo il bombardamento, la situazione si è migliorata, però ancora la gente non vive questa sicurezza che dovrebbe. La gente vive ancora diverse difficoltà, come possiamo dire, lottano per resistere su diversi livelli. Lei è nato e cresciuta ad Aleppo, quindi possiamo dire che anche la sua città è stato anche parroco della Chiesa Santissima Trinità. Ed è proprio ad Aleppo che lei ha scoperto la sua vocazione. Io sono nato in origine armeno, nato in Aleppo, poi sono stato ordinato sacerdote nell'86, diocesano di Aleppo, ma anche sono diocesano con voti nella congregazione Figli dell'Amore Misericordioso, Mamma Madre Speranza. E 28 anni in Aleppo come parroco al Tribunale Ecclesiastico. 3 anni a Roma, rettore del Pontificio Collegio Armeno. Infatti, dicevo, proprio ad Aleppo lei ha scoperto di avere la vocazione al sacerdozio. La città di Aleppo, i cristiani vivono una fede abbastanza profonda e si sente subito arrivando nella città di Aleppo, nei quartieri dei cristiani, l'atmosfera non solo cristiana, possiamo dire anche perché lì la fede, proprio come cattolici, siamo pronti. Aveva dato tante vocazioni sacerdotali e religiosi, sempre nella storia. La cosa, diciamo, bella è vedere anche i cattolici e gli ortodossi pregare insieme. Riguardo l'ecumenismo, nella città di Aleppo, forse potrei dire una unica città al mondo dove i cristiani vivono l'ecumenismo a livello molto alto. C'è una grande collaborazione, c'è molta vicinanza. Do un esempio, no? C'è, oltre l'incontro di tutti i vescovi cattolici, sei nella città di Aleppo settimanali, ma anche c'è una volta ogni mese si incontrano tutti i vescovi, sia cattolici che ortodossi, poi ci sono 2 chiese anche evangeliche. C'è questo l'incontro, delle volte quando si deve presentarsi davanti al governo, si presentano come la chiesa di Aleppo, le chiese di Aleppo, i cristiani di Aleppo, non è che si presentano ogni rito da solo, no, c'è una cosa molto bella questa collaborazione. E con la guerra, certo, questa collaborazione si è rafforzata ancora di più. Quante famiglie, diciamo, sono rimaste ad Aleppo attualmente? Veramente fino a oggi non c'è una statistica così molto precisa. E quando chiediamo ai vescovi, dicono tanti sono emigrati, non ci sono più, ma ancora ci sono delle famiglie. Percentualità, forse più del 40% già sono partiti. Lei quando, insomma, abitava ad Aleppo non ha mai avuto paura delle bombe, della guerra? È
Veramente ci sono dei momenti, sì, abbiamo avuto tutti quanti in Aleppo, anch'io, della paura, ma potrei dire momenti di paura proprio quando c'è il momento di bombardamento, che uno deve nascondersi. Ma poi come missione, come anche prete che devo fare, è veramente, potrei dire, non molto. Forse chi si trova fuori, lontano, sempre sente una cosa più pericolosa, ma anche noi, quando stiamo facendo noi, soprattutto come sacerdoti, nostra missione, ecco, sentiamo da dentro una cosa che ci dà la forza, perché questi momenti che abbiamo vissuto, alcune città ancora stanno vivendo in Siria, così chi rivolge al Signore la fede che ci dà già la forza. Poi ecco, come noi Chiesa, non possiamo trovarci deboli, perché prendiamo la nostra forza dalla parola del Signore, perché proprio la parola del Signore riguarda tutte le difficoltà che parla la Sacra Scrittura, quasi la città di Aleppo aveva vissuto. Allora chi rimane attaccato alla parola del Signore trova più forza. Infatti le stavo per chiedere proprio questo: in una situazione di estrema guerra, come si riesce anche a portare Cristo nei cuori della gente che soffre? Ecco, prima di tutto abbiamo avuto dei momenti veramente all'inizio, parlando della propria città di Aleppo, dal luglio 2012 fino a 14 luglio, sempre per 2 anni, era una cosa molto terribile e molto complicata. Cioè, tanti cristiani veramente per uscire dalla città tanti mesi non potevamo, e quando si poteva, passando da dove ci sono gli estremisti, ci sono terroristi, ci sono i ribelli, quelli di tutto, e spesso venivano i cristiani sequestrati, e delle volte dovevano negare la loro religione. Allora lì il punto molto importante ci ha fatto, a noi tutti i sacerdoti religiosi, come incoraggiare la gente e vivere la loro fede, come difendere anche la loro fede. Ecco, questo è il punto importante, era quello attorno alla parola del Signore, la Santa Messa, le preghiere. Uno trova forza, perché si è discusso anche molto. Ma quando uno viene obbligato a rinnegare Gesù, si può fare in apparenza, ma poi si pente? Ecco, la maggioranza, noi la Chiesa diciamo no, noi dobbiamo aver fiducia nelle parole del Signore. Non dovete preoccuparvi cosa dire, come comportarsi, ma dovete essere forti nella fede. In quel momento lo Spirito Santo ci indica, ci ispira, ci dice quello che dobbiamo fare e come dobbiamo comportarci. Già è stata fondata anche una commissione per raccogliere, già hanno raccolto tante testimonianze con giuramento, tutto rimane per la storia. Ecco come tanta gente aveva difeso la sua fede. C'è, diciamo, qualche testimonianza di famiglie che sono sopravvissute alla guerra? Non ho capito bene, scusi. Ci sono, diciamo, delle testimonianze di famiglie che sono sopravvissute alla guerra? Riguardo la fede, eccetera, perseguitati per la fede, vuol dire? Sì, sì, se abbiamo qualche testimonianza, magari. Io ho conosciuto 2 persone, sono armene, sono stati sequestrati 2 o 3 volte, l'hanno ecco, con la spada proprio sul collo, hanno cercato di obbligare loro a rinnegare la loro fede, e certo loro alla fine non hanno rinnegato, no? E poi pagando i soldi sono riusciti a andare via, a tornare a casa. E loro, questi 2 signori, avevano detto: noi non eravamo delle persone molto praticanti, sì, crediamo, viviamo la nostra fede, però loro proprio, questi 2 signori, dicevano: come abbiamo avuto questa forza di non aver paura, nonostante la spada sul collo, non sappiamo.
è una cosa molto bella. Dall'altra parte, c'è una cosa molto importante anche per la nostra fede e per tante famiglie trovavano difficoltà. Ecco, pregare per il nemico, perdonare il nemico. Tanta gente trovava difficoltà, ma tanta gente diceva, ecco, noi dobbiamo pregare. Insegnavamo a loro e loro pregavano per il nemico. In che senso? Perché queste persone che perseguitano, che uccidono, rubano, eccetera, hanno bisogno di essere illuminati da parte del Signore. Per questo Gesù dice, chiede da noi di pregare per loro. Allora sono stati creati piccoli gruppi per pregare per la pace, ma sempre ricordare chi ha bisogno, ma anche il nemico. Bellissima questa cosa, una bella testimonianza. Lei è anche amministratore apostolico, come ho detto all'inizio, armeno cattolico, ed è stato nominato proprio dal Papa Francesco. Il popolo armeno è stato il primo ad aver dato vita anticamente ad una nazione cristiana. Sì, ecco, nel 301, perché veramente l'Armenia si trovava fuori l'impero romano, per questo era un paese libero di accettare e proclamare la sua fede come vuole. Nel 301 è stata predicata da San Gregorio l'Illuminatore, ecco, è stata proclamata la religione dello Stato, la religione cristiana. E per circa 150 anni hanno vissuto una fede molto forte, un secolo e mezzo, 2 secoli circa erano molto sereni, ma poi dal 451, purtroppo fino a oggi, diverse persecuzioni, diverse difficoltà, cioè è costato la fede nostra, ci ha costato molto però. Noi siamo conosciuti come popolo attaccato alla croce, alle sofferenze, ma non solo alle sofferenze. Croce vuol dire sempre sofferenze, ma dopo sempre c'è la risurrezione, la vincita con Gesù Cristo. Grazie, Don Joseph, per aver accettato questo nostro invito, questa intervista. È stato bello poter parlare con lei anche se si trova molto lontano, cioè ad Atene. Grazie, grazie molto anche a voi. Saluti a tutti quelli che ci ascoltano. Magari che possiamo un giorno vedervi qui a Magari Brescia e sì. comunque far conoscere la chiesa qui che vive in diverse chiese che vivono qui in Grecia. La verremo a trovare senz'altro. Grazie per l'invito e grazie per la disponibilità. Buona Grazie, grazie, buonasera. serata. E grazie a tutti voi per essere stati con noi. Vi mando un saluto e vi auguro una buona serata. E come al solito potete continuarci a seguire nelle nostre pagine Cristiani Today e Rita Sberna.